Nuova puntata di Tra le dita e andiamo a indagare con l'ispettrice Rosa Maria Lamberti, ma dobbiamo innanzitutto parlare con chi ha titolarità di questa ispettrice, cioè chi ha scritto, ovviamente chi sta scrivendo, che è Romilda Scaldaferri. Ciao Romilda, buona giornata. Buongiorno, grazie di questa ospitalità. Allora, com'è questa ispettrice? Ce la racconti? Che persona è? Che personaggio è? Perché poi è bello trovare, adesso tra l'altro anche le fiction in TV ci fanno vedere finalmente anche la parte femminile della parte investigativa. Vero, è vero, sono aumentate molto le donne protagoniste dei gialli, no? Dal punto di vista di chi fa la detective o l'investigatrice. E questo interessante. A me, per esempio, piace molto Alicia Bartlett con la sua Pedra di Licado. Un Certo. pochino, in qualche modo, mi ha forse ispirato, essendo comunque una forte lettrice di narrative di gialli. No, la mia ispettrice, chiamiamola così, si chiama Rosa Maria Lamberti ed è apparsa per la prima volta nel libro precedente a questo, che si chiama Questo, il vincente. sì, sempre edito da Pendragon. È una donna del sud che è venuta a Bologna per lavoro, quindi ha fatto l'università a Salerno, la sua città natale, e si trova a Bologna perché ha vinto un concorso in polizia. Fa carriera abbastanza rapidamente perché è una donna molto ostinata, molto intelligente, molto abile, molto decisa e soprattutto molto appassionata del suo lavoro, della sua professione, particolarmente orientata a dare utilità sociale, no? Dare il suo contributo attraverso il suo lavoro alla società, alla giustizia, alla verità. Quindi è un personaggio interessante, una donna che vive da sola dopo un matrimonio andato a male e che si dedica moltissimo al lavoro attraverso anche una forte collaborazione con la sua squadra. Infatti nei romanzi hanno un ruolo interessante e importante anche il suo vice, che si chiama Ferrarini, Lorenzo Ferrarini, è una giovane tecnica informatica, quasi trentenne, che si chiama Elena Zanasi, che contribuiscono, avendo due approcci differenti, anche essendo di età diverse, contribuiscono ai buoni esiti delle indagini. Quindi in Certo. realtà si tratta di un team, ma certamente il personaggio con la P maiuscola è Rosa Maria Lamberti. L'ambientazione a Bologna quanto incide? Cioè, incide perché conosci l'area o pensi che Bologna, perché Bologna è una buona location, no? Per i thriller, i noir, eccetera, perché si presta molto bene. Sì, è vero. Vabbè, ho scelto Bologna innanzitutto perché ci vivo oltre da 45 anni, quindi direi da molto molto tempo e la conosco molto bene e me ne sono anche innamorata. Quindi è una città che vivo anche dal punto di vista emotivo, no? Che mi suscita Certo. delle passioni. E quindi questo è il motivo principale della scelta. Certamente, come tu dicevi correttamente, è una città che si presta a un'ambientazione gialla o noir. Un po' per tutte le sue stratificazioni anche di tipo storico-artistico, insomma, medievale, rinascimentale, barocca e moderna. Passiamo dalla Torre degli Asinelli, o meglio ancora dagli scavi della vecchia città romana che si possono vedere in alcuni luoghi, alle torri di Kenzo Tange e della Fiera, insomma, Eh all'ultimo. sì. Ecco, quindi è una città che ha tante sfaccettature, può essere letta da tanti punti di vista. È la città dell'università più antica del mondo, è la città del modello emiliano dal punto di vista imprenditoriale, quindi la piccola e media impresa è nata qui e qui ha creato le basi per lo sviluppo economico della regione. È un centro di cultura, di musica, di arte, di cinematografia, c'è la Cineteca, c'è il DAMS, insomma è una Anche città. multietnica da un certo punto di vista. Ecco, e negli ultimi tempi anche multietnica, in cui tutto sommato persone straniere hanno trovato spesso
ovviamente non sempre perché la realtà è molto complessa, ma hanno trovato spesso un ambiente che ha consentito di collocarsi socialmente ed economicamente. Quindi una città sfaccettata, penso che sia uno dei motivi per cui attrae chi si occupa di scrittura gialla. Certo. In quest'ultimo romanzo in realtà appunto il baricentro è da una parte il centro storico, perché il libro inizia con la scoperta di un cadavere all'interno del teatro anatomico, quindi siamo nel palazzo dell'Archiginnasio, siamo nella sede della più antica università del mondo e questo è già un primo richiamo perché l'ambiente in cui si indagherà è quello dell'università. Poi però ci sono altre location all'interno della narrazione, quartieri più popolari, come la Cirenaica, invece i Colli, quindi con il loro prestigio, la loro maestosità e i loro panorami bellissimi, insomma, che tutti quanti noi bolognesi Siamo affezionati. sì. Ecco, quindi anche nel precedente romanzo, nel Vincente, c'erano location molto attraenti e stimolanti, insomma, soprattutto la chiesa di Santo Stefano. Poi, prima che venisse un po' trasferita così in maniera informale l'attitudine ad essere una città misteriosa a Torino o magica, Bologna era veramente una città magica, quindi ricordiamo che qui hanno transitato gli Etruschi che erano i primi esoterici per natura, quindi sì, ha delle ambientazioni che possono stimolare, soprattutto per chi ci abita, perché pur essendo una città metropolitana è sempre... Io dico sempre un paese nel senso buono della parola, Bologna. Quindi gli aspetti che tu hai sottolineato e hai evidenziato sono tangibili, uno li vede, li tocca con mano. Quindi anche il ripercorrere alcune ambientazioni per il lettore, ovviamente non è un romanzo solo per i bolognesi perché non è un romanzo turistico, però aiuta a stimolare la mente, no? La fantasia, perché oggi siamo un po' pigri da questo punto di vista. Sì, infatti ci siamo un po' appiattiti. Ecco, poi ricordiamo anche che Bologna è la città anche dei canali, cioè c'è questa Certo. sommersa di cui quasi nessuno ha piena consapevolezza, di cui riusciamo a intravedere qualche pezzo, ma possiamo immaginare com'era una vita quando questi canali erano tutti scoperti e costituivano anche un po' un motore economico, i famosi mulini della seta della canapa del Cinquecento. Creato la ricchezza di Bologna mercantile, ecco, e quindi c'è questa città sommersa, ci sono anche le torri che sono rimaste, che non sono poche, con questa struttura tutta chiusa, no? Al cui interno ti immagini chissà cosa possa accadere, Le perché mura esterne, le mura del 1000, eccetera. Quindi sono veramente, sì, sono aspetti veramente, come dire, stimolanti. Ecco, proprio la parola giusta è quella. Che caratteristiche ha Rosa Maria? Cioè, hai detto è molto concreta, è molto concentrata sul suo lavoro. Per una donna nell'ambito poliziesco, comunque investigativo, eccetera, non è mai così facile comunque. Tutt'oggi rimane un mondo un po' più maschilista di altre aree. certamente, colto nel segno, è vero anche però che negli ultimi tempi, ecco, sono sempre di più le donne che scelgono delle professioni legate anche al mondo della giustizia. Ci sono Certo. tantissime magistrato, molte brave avvocate, avvocatesse, come dir si voglia, e anche in polizia è aumentato, in polizia presso i carabinieri è aumentato molto il numero delle donne che fanno Anche carriera. in ruoli importanti, quindi di comando. Vabbè, abbiamo Cartabia, Marta, tanto per dirne una, ma anche appunto a livello molto alto cominciano a comparire dei personaggi, delle persone, delle donne molto interessanti, intelligenti e capaci. Diciamo che Soprattutto non ci arrivano per rispettare le quote rosa, ma finalmente ci arrivano per capacità proprie, insomma, quindi. le quote rosa non mi hanno mai Entusiasmato. conquistato, ecco, credo che non ce ne sia bisogno. Esatto, sono d'accordissimo.
Bene, no, invece Rosa Maria Lamberti, come dire, utilizza le sue caratteristiche dell'essere donna e dell'essere femmina attraverso una grande capacità di empatia, quindi ha una grande attenzione verso il mondo delle emozioni, quindi pensieri degli altri, ma soprattutto le percezioni, le emozioni, le sensazioni, e questo è un po' il suo metodo. Lei dice: il mio metodo è conoscere le anime. Infatti nel libro In Mater Dolorosa c'è un passaggio in cui intervista vari personaggi che sono coinvolti a vario titolo nell'indagine. E questi personaggi si meravigliano del fatto che lei non chieda dov'era quella sera in cui è avvenuto il delitto, oppure da quanto tempo conosceva la giovane donna uccisa, ma chiede chi sei, hai famiglia, cosa ti piace, che libri leggi. Questi rimangono veramente stupiti di questa modalità. In realtà questa è la sua chiave, questa è la sua cifra. Beh, Lei è molto allora. al movente, cioè a ciò che muove, proprio in senso letterale, ciò che muove le azioni fatte, in questo caso anche i delitti. Senti, hai detto che stai preparando il terzo libro, sempre di questa trilogia. Piace molto ai lettori, piace molto a chi legge, a chi ha fame di libri. Affezionarsi, ci si affeziona ai personaggi, quindi piace sapere cosa succederà. Anche il lettore rimane spesso in un'attesa un po' trepidante, in attesa di capire cosa succederà a breve o nel tempo. Però anche chi scrive si affeziona al personaggio, perché non credo che si identifichi perché diventa forse troppo complicato. Però trova non un alter ego, però trova un confidente con cui dialogare idealmente. È un po' l'amico immaginario, no? Quello che avevamo da bambini. No, è vero, anche per me è così. Innanzitutto, da scrittrice ci sono dei tratti del mio carattere o anche della mia storia biografica che si riversano in Rosa Maria Lamberti. Sono piccole cose, piccoli episodi, ma che per me sono importanti nel momento in cui li descrivo. Da lettrice devo dire, è verissimo quello che tu dici, ci si affeziona ai personaggi e quando si finisce un libro che prende, non si vede l'ora di poter leggere il successivo. Peccato che lo scrittore ha i suoi tempi, per cui non ne può sfornare uno ogni momento. Infatti anch'io nel mio piccolo, per carità, però comincio a ricevere i commenti dei primi lettori di Mater Dolorosa che mi dicono: allora, quando arriva il terzo, Cresce l'attesa, cresce l'attesa. lo Tra iniziamo. l'altro, mi è capitato parlando con altre scrittrici e scrittori che i lettori hanno sollecitato a volte addirittura l'incontro fra un personaggio e l'altro, quindi quasi proprio si identifichi in queste figure di fantasia, però che alla fine poi nascondono anche alcune realtà, c'è proprio l'impersonificazione, la veridicità del personaggio, sembra quasi tangibile, sembra quasi di averlo visto, di averlo conosciuto. Li vedono come concreti, no? E poi ti danno dei consigli. Perché non fai nascere una storia tra questo e quell'altro? No? È molto Vero, vero, vero. divertente perché comunque dietro queste suggestioni c'è sempre qualcosa di interessante da scoprire. Infatti nel primo romanzo, per esempio, c'è un personaggio di un architetto che si chiama Tassinari, che ha lo studio all'interno del ghetto, nelle strade del ghetto ebraico in città, in centro. E questo personaggio è piaciuto moltissimo alle mie lettrici donne. Se ne sono innamorate tutte, perché in realtà non esiste, no? L'architetto Tassinari, ma non esiste davvero, nel senso che è l'uomo che tutte vorrebbero È incontrare. l'uomo ideale che non esiste, insomma. Il principe azzurro rivisitato, insomma, quindi è successo. Però che dagli scritti esca un ideale di adesso, al di là della persona fisicamente, ma l'ideale di una persona che può essere maschio o femmina che sia come personaggio è bello, perché vuol dire che allora chi ha scritto è riuscito a essere preciso, a essere molto concreto nel raccontare le vicende.
Sì, diciamo che una qualità che hanno riconosciuto i miei lettori a questi primi due romanzi è la buona caratterizzazione dei personaggi anche dal punto di vista psicologico, diciamo l'analisi dei personaggi e la descrizione dei personaggi. Questo probabilmente mi deriva anche un po' dal mio lavoro, occupandomi di risorse umane, organizzazione, ho avuto modo e ho modo di conoscere tante persone. Certo. Di sentire le loro storie, ma anche i loro desideri, i loro progetti o le loro frustrazioni. E quindi di ciascuno ho colto un tratto, un segno, incamerato un'informazione in maniera anche inconsapevole. Effettivamente ho un repertorio di persone vere, concrete, incontrate, che per via del lavoro che faccio si sono anche un po' aperte o confidate, spesso mi hanno raccontato cose anche molto personali. E che diventa poi un po' un bagaglio, diventa anche un fardello, Sì, perché da sì, sì, parte sì. devo Certo. depositare tutta questa massa di emozioni, di informazioni che mi vengono appoggiate su di me. E quindi forse questo mi ha conferito, diciamo, una maggiore possibilità di rendere realistici questi personaggi, ma anche descritti in maniera piuttosto dettagliata nei loro movimenti dell'anima. Certo, assolutamente. Bene, noi ti ringraziamo di questa bella chiacchierata, invitiamo i nostri amici a sfogliare, quindi prendere coscienza e prendere dimestichezza con Mater Dolorosa, che vediamo, che è il secondo libro, quindi che segue questa futuribile trilogia legata a un'ispettrice, Rosa Maria Lamberti. E come dire, approfittiamo di questi momenti purtroppo di costrizioni, eccetera, per leggere veramente, non come si racconta, come si era promessi probabilmente un anno fa. Una buona lettura forse ci permette di, è brutto dirlo, ma di evadere un po' dalle nostre situazioni e di viaggiare con la mente, insomma, trovare quegli spazi che fisicamente in questo momento ci sono un po' costretti, insomma, quindi è un buon viatico per poter essere più aperti, essere più rilassati, più propositivi e positivi, insomma. Come diceva Umberto Eco, leggere ci permette di vivere molte vite, no? Viviamo anche le vite dei nostri personaggi e quindi più che mai oggi questo diventa anche un'ancora. Assolutamente, sono d'accordo, diventa una buona medicina, quelle che non hanno bisogno di prescrizione, basta andare in libreria o se non si può in questo momento, comunque ci sono gli strumenti per poter avere il libro comodamente a casa, quindi ogni forma di lettura è positiva. Grazie Romina, grazie di questa chiacchierata, buona lettura a tutti, in bocca al lupo a te, a Rosa Maria Lamberti, e speriamo a breve di avere sue notizie. Grazie Stefano e grazie a tutti i telespettatori.